Post 2017, siamo allo stand di Fox Italia, una delle aziende più attive, più trendy potrei dire tranquillamente, nel settore dell'oreca per il prodotto snack. Siamo in compagnia di Antonio Pavone, il responsabile ricerca e sviluppo dell'azienda, che invitiamo a salutare. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Qui... E prima ancora di parlare dell'offerta, diciamo in 30 secondi chi è Fox Italia. Ma Fox da 25 anni o forse 27 e vende e produce soprattutto prodotti snack di qualità per aperitivo. I migliori bar in Italia sono nostri clienti, non c'è un barman che non ci conosca, ma in questa fiera abbiamo fatto un salto in avanti che è un salto di coraggio che ci sta veramente premiando, perché abbiamo uno stand affollatissimo. Io devo anche dire bellissimo, complimenti, davvero meraviglioso, complimenti. Abbiamo voluto ricreare in fiera non uno stand tecnico dove il visitatore deve immaginare come il prodotto può vivere nel suo locale, bensì abbiamo creato l'ambiente vivo in maniera tale che chiunque entra nel nostro stand entra in un bar, che tra l'altro è un format che esiste proprio, abbiamo preso spunto da uno dei nostri clienti, dove cosa abbiamo fatto? Oltre che proporre i nostri snack da aperitivo, ecco, qualcuno ci ha definiti degli artisti, ma in realtà non è così, perché basta poco, e noi siamo un'azienda davvero da poca spesa, molta resa, no? E premiamo il lavoro, perché finora i nostri prodotti sono stati nascosti dietro il banco bar senza avere il brand. Noi eravamo fino a poco tempo fa un'azienda sostanzialmente unbranding. Cosa abbiamo fatto a Host? Abbiamo sviluppato un concept dove proponiamo di trasformare la superficie verticale del bar in superficie di vendita. Questa tendenza, che è nata con i negozi di consumo sul posto e via dicendo, noi l'abbiamo esplosa facendo proprio una parete con le chips, e automaticamente questo consente al barista di non avere tutto in magazzino, bensì di fare una vetrina anche molto bella, se magari con il vostro regista avete piacere, Fabio, ti prego di mostrare a tutti questo piccolo spettacolo. E ancora, la vera novità è che diamo al consumatore, all'avventore del bar, l'opportunità di replicare in ambito domestico l'emozione che ha vissuto nel locale. Ecco, supponiamo che voi avete preso un aperitivo, una birra in un locale bello e l'emozione vi è piaciuta, e la sera stessa o domani sera avete un party a casa, ecco che il bar ha una nuova opportunità di guadagno, costruendo il suo corner retail con i prodotti di qualità, perché di fatto i prodotti oreca hanno una qualità superiore o comunque un uso professionale che non ammette errori. Peraltro io devo dire che voi non fate solo prodotti molto buoni, ma anche molto belli da vedere. Il packaging dei vostri prodotti è tutto da gustare con gli occhi. Ma ecco... Io, Oreca TV e Fabio ci conosciamo bene, ma il pack è stata una sfida, perché dovevamo dire guarda che siamo quelli buoni, e quindi non abbiamo fatto un pack concentrato sul nostro logo, bensì sul prodotto, perché tutto sommato noi non sta intervistando un leader mondiale, sta intervistando qualcuno bravo a fare il suo mestiere. Che però, pur essendo bravo a fare il suo mestiere da 25, 27, 28 anni, non è conosciuto alla stragrande maggioranza delle persone che sono dall'altra parte, perché voi avete sempre pensato a spingere il prodotto e la diffusione dello stesso, diventando poi tra le aziende leader in Italia. Guarda Fabio, la nostra ambizione non è diventare una marca leader di mercato. Noi vogliamo essere riconoscibili dal mercato come quelli bravi, e questo è già un grande risultato, perché il consumatore non ha più l'anello al naso, è oltre che in grado di riconoscere la qualità, ma è oggi un consumatore informato, competente. E poi diciamocela tutta, non c'è mai stata un'attenzione così
importante alla qualità del cibo. Da Expo in poi molte cose sono cambiate e cambieranno, e noi stiamo seguendo, forse apparteniamo a quelle aziende che stanno correndo sulla scia di Expo 2015. E noi parleremo ancora di voi, del vostro brand, della vostra azienda e di tutte le novità legate ai prodotti e alle iniziative di Fox Italia attraverso il sito orecanews.it, il portale del fuori casa e di tutto quello che è Oreca. Tanta roba, tantissima roba, Antonio. Saluta gli amici di Oreca TV per il momento. Io vi ringrazio, oltre che salutarvi, e spero che parlate bene di noi, perché alla fine le merci non vanno da sole al mercato, quindi insomma siamo qui per lavorare, per vendere, per fare, ma soprattutto per fare bene. Grazie e saluti a tutti. Grazie a te, e la qualità ti premia certamente, Antonio. Amici, abbiamo tantissimo altro da mostrare qui a Host 2017, non andate via.